Manovra sindacati divisi, CGIL e UIL in sciopero, la CISL si sfila. La prima legge di bilancio del governo Draghi spacca i sindacati CGIL e UIL, senza la CISL proclamano lo sciopero generale di 8 ore per il 16 dicembre contro una manovra considerata insoddisfacente, in particolare sul fronte delle pensioni, lavoro e fisco. Per la Confederazione di Corso Italia è lunga la lista dei capitoli a cui il governo non ha risposto: fisco, pensioni, scuola, politiche industriali, contrasto alle delocalizzazioni, contrasto alla precarietà del lavoro, soprattutto dei giovani e donne, non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse disponibili in questa fase che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e occupazione stabile. Per questo CGIL e UIL nel comunicato specificano, pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del Premier e del suo esecutivo, scelgono lo scontro. Non aderisce allo sciopero la CISL che tramite le parole del leader Luigi Sparra fa sapere che è sbagliato radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il paese, impegnato ad affrontare una pandemia che non molla la presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che necessita uno sforzo comune per essere resa strutturale.